Beh, direi che per gli ascoltatori questo è oro, perché essere già aggiornati su una pronuncia così importante della Corte di Giustizia, non tutti magari l'hanno annotata e saputa, e ci dà il gancio ovviamente. Simone, intanto grazie per questa bellissima e brevissima, compattata introduzione ad Design per tutti, che non è facile, ma ancora di più ti sfido adesso a cercare però di farci capire un altro tema che si collega a quello già detto dell'intelligenza artificiale. A tutti capita oggi di vedere ovunque, non solo tra l'altro fotografie, ma anche proprio video. Ormai gli ultimi tool arrivano a dei livelli di sofisticazione impressionanti, e capita spesso di vedere anche nelle realizzazioni di prodotti di design realizzati dall'intelligenza artificiale, anche un po' con delle visioni un po' grottesche o addirittura di deformazioni di design già presenti. Secondo te, quindi, giuridicamente, questo impatto che può avere la diffusione così larga di una realizzazione che avrà un impatto anche su questi criteri di intanto primo il valore artistico che hai detto tu, ma ancora più generalmente sull'originalità del design. Come la vedi? Che cosa ci aspetta secondo te? Allora, parto dalla fine, cioè valore artistico, al netto che potrebbe anche non essere più necessario cercarlo, perché appunto se si conferma che l'orientamento giurisprudenziale non sarà più necessario, però il valore artistico è comunque una conferma che hai successivamente, cioè il valore artistico della Vespa Piaggio, no? Che è uno degli esempi di scuola che si fa perché ha ottenuto tramite una sentenza tribunale di Torino, poi confermata a Corte d'Appello di Torino nel 2019, questo famigerato crisma del valore artistico. La Vespa Piaggio è talmente iconica, è talmente rappresentativa, ha un gusto così iconico e d'impatto rivoluzionario per il design dello scooter, per cui gli è stato riconosciuta questo status di opera artistica, anche se è uno scooter. Cioè, colui che l'ha progettata, e il primo progetto risale al 1948, se non sbaglio, 47, quegli anni lì. Colui che ha progettato la Vespa ha progettato uno scooter, non stava progettando un'opera d'arte. Cioè non aveva l'intenzione e la consapevolezza di fare un'opera d'arte. È diventata opera d'arte grazie all'impatto e all'accoglienza e a ciò che ha ottenuto poi nel pubblico, ma anche nella comunicazione, no? Nei film, nella fotografia, nella pubblicità. Ed è una cosa che gli è arrivata nel 2019, quindi 80 anni dopo. No, 70 anni dopo, ok, 70 anni dopo. Quindi, sul piano del rapporto proprietà intellettuale e intelligenza artificiale, valore artistico, mi preoccupa meno come questione, perché comunque nel design è un requisito a cui si arriva dopo, a cui si arriva dopo una certa storia dell'opera, dell'oggetto di design. Difficilmente il designer fa un'opera di design mirando poi a finire in un museo. L'obiettivo è quello di avere un oggetto bello, piacevole, che ha un successo di pubblico, perché è design industriale, cioè deve essere mirato alla produzione industriale. Poi, appunto, alcuni riescono a fare questo salto di qualità e diventare una cosa così iconica che finisce in un museo e diventa un'opera che uno va a guardare anche per il mero piacere intellettuale, per il mero piacere estetico di guardarla. Questo è quanto. Nel libro, però, io mi sono interrogato su appunto come l'intelligenza artificiale applicata alla progettazione di oggetti di design potrebbe in qualche modo modificare l'applicazione dei diritti di esclusiva su queste opere, no? Perché se invece noi parliamo del design, quello classico, quello che viene registrato presso l'UAMI, i requisiti lì, il requisito, quello fondamentale, è il famoso carattere individuale, cioè tu devi cercare di dimostrare che il tuo oggetto di design ha tra i suoi requisiti quello del carattere individuale. E lì bisogna capire se con l'avvento delle tecnologie di intelligenza artificiale i designer inizieranno a utilizzarle costantemente per progettare gli oggetti design e se quindi questo andrà a incidere sulla percezione che si ha di questo carattere individuale. Perché il carattere individuale va indagato pensando al cosiddetto utilizzatore informato dell'oggetto. È un discorso abbastanza complesso. Io ho cercato di fornire delle risposte, ma a un certo punto mi sono fermato, nel senso che è ancora troppo presto per capire che direzione prenderà, perché lì abbiamo bisogno un po' di giurisprudenza, non c'è dubbio, per avere delle risposte un po' più concrete su come il diritto italiano interpreterà
il requisito del carattere individuale alla luce di un nuovo modo di progettare. Cioè, se tutti i designer inizieranno a passare da tecnologie di intelligenza artificiale generativa per fare i loro oggetti, chiaramente anche la percezione dell'utilizzatore informato, che è quell'utilizzatore ipotetico che noi dobbiamo usare come riferimento per trovare quel famoso carattere individuale, potrebbe cambiare. Non so se sono stato Stato, chiaro. è chiarissimo, ti È faccio invece una complesso, domanda a eh? bruciapelo. Ok.